Un saluto cordiale ai cittadini e alle cittadine di Lecco. Torno ancora da voi con questo messaggio che faccio da casa mia e mi auguro che anche voi siate a casa vostra, rispettando così le indicazioni che anche ieri abbiamo rafforzato con misure restrittive. Sono misure che sono rese necessarie perché la situazione a Lecco non migliora, sia come persone malate che come persone contagiate in quarantena. E vi invio questo messaggio in un giorno particolare, il primo giorno di primavera, e mai avrei pensato, come penso nessuno di voi, che saremmo in questo periodo così triste. Esattamente il contrario della primavera che richiama il dinamismo, i fiori negli alberi, la voglia di uscire, di ritornare a quei rapporti sociali che hanno nel nostro bellissimo ambiente il loro concreto svolgersi. E invece no, siamo invitati e ve lo dico veramente con determinazione e con il cuore in mano a stare a casa, ad astenerci da questa voglia che ci prende magari anche dopo tanti giorni di chiusura di uscire. Lo dobbiamo fare per gli altri, lo dobbiamo fare per le persone che sono malate, per gli operatori della sanità che sono al fronte, che ci chiedono questa collaborazione. Lo dobbiamo fare anche per noi stessi, consentitemi di dire con una parola un po' forte che il virus è dentro di noi, nel senso che anche chi pensa di essere sano, immune, magari inconsapevolmente portatore di questa realtà negativa che si trasmette con tanta facilità. Allora non è un'esagerazione, questa anche giro di vite che abbiamo dato, abbiamo vietato di andare a trovare i nostri morti al cimitero, di passeggiare nelle nostre belle montagne, di andare a approvvigionarsi nelle casette dell'acqua, del latte, di andare a giocare al lotto. Pensiamo che in questo momento sia la cosa più negativa, usare il tempo per farsi anche in questo modo magari del male da questo punto di vista. Qualcuno in queste ore ha cavillato su questa, quest'altra misura, se era giusta, sbagliata, il confine. Io vi invito a stare sulla sostanza. Al di là dell'obbligo giuridico c'è un obbligo etico. Il nostro muoversi, il nostro uscire, il nostro pensare anche inconsapevolmente di incontrare solo una o due persone, ma se 50.000 abitanti lecchesi si muovono anche a uno o due alla volta, in realtà è impossibile rispettare le norme igienico-sanitarie di prevenzione. E quindi l'unica alternativa è restare a casa. Sono giorni decisivi questi. O riusciamo in questi giorni, non dico invertire la tendenza, ma a fermare l'aumento dei casi e dei contagi in città nel nostro territorio, altrimenti avremo anche vanificato lo sforzo che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Quindi questo appello, che non vuole essere né paternalistico né moralistico, lo faccio nell'interesse di tutti noi, di tutta la comunità, ma anche chi di voi pensa di essere autosufficiente a se stesso, lo faccio pure per se stesso, se non crede a questi valori di una convivenza che si nutre anche di una condivisione delle responsabilità nei momenti faticosi. Io confido molto in voi, in comune, nelle strutture che curano del nostro territorio, non solo gli ospedali di Lecco e di Merate che stanno facendo sforzi sovrumani per curare anche soggetti che vengono da altri territori, nelle case di cura, nei luoghi in cui si fa assistenza, nella nostre famiglie, stiamo intensificando gli interventi anche di sostegno alle famiglie perché oramai sono tantissime le famiglie lecchesi interessate dalla convivenza con questo morbo. Quindi attenzione, che è molto più presente di quanto pensiamo e questo significa che noi dobbiamo essere molto più responsabili dei comportamenti nostri. Io confido molto in voi e vi faccio un augurio che questa primavera, che viviamo più nell'intimità delle nostre case, che non nei nostri bei luoghi di montagna, del lago, delle colline che tanto apprezziamo, ecco, potremo ritornare tra qualche mese a riapprezzarli con più intensità se insieme vinceremo questa sfida. Conto su di voi e voi sapete che potete contare certamente su di me e su tante persone che stanno cercando in questo momento di servire, anche in questo momento di difficoltà, la nostra bella città.